presentarlo, penso che lo conosciate tutti. La cosa interessante di questo nuovo libro è che per la prima volta, invece di parlare sempre del Big Bang, cioè di come inizia l'universo, dove si va a finire? D'altra parte questa è la domanda, no? Da dove veniamo, dove andiamo a finire, ottimo, che già si facevano nei tempi più antichi, suppongo, Paolo, no? Per cui io vado a spegnere la luce e poi mi metto vicino al computer se serve aiuto, ma se dice no. Prego, prego, passate di là che ci sono un po'. Anche queste perché io tanto mi metto dietro. Abbiamo i microfoni lasciati. Bene, grazie Anna dell'introduzione e sì. Io ho scritto un libro sul futuro dell'universo in cui si cerca di spiegare come andrà a finire, facendo però chiaro che tutte le previsioni di tipo scientifico hanno un certo grado di affidabilità e quindi sono tanto meno affidabili quando più nel futuro cercano di prevedere gli eventi. Okay? Quindi questo è infatti nel titolo del libro c'è scritto solo 1 miliardo di anni, punto interrogativo, perché insomma fare previsioni a lungo termine non è facile. Allora, io volevo iniziare il discorso proprio come l'ha iniziato Anna, dicendo che mi sono occupato nel passato del passato dell'universo e me ne sto occupando ancora. I metodi per studiare il passato dell'universo e il futuro dell'universo sono molto diversi. Sono tutte e due metodi della fisica, ma mentre per il passato dell'universo possiamo fare delle osservazioni dirette, per il futuro dobbiamo fare delle previsioni. Non abbiamo modo di osservare il futuro, possiamo fare delle previsioni e appunto il libro parla soprattutto di queste previsioni. Allora, che è successo? Sì. Ok, allora quindi qui appunto dico che noi normalmente facciamo misure usando informazioni che provengono da oggetti lontanissimi. E siccome la luce impiega del tempo, e per le distanze cosmiche impiega dei tempi lunghissimi per propagarsi fino a noi, allora noi possiamo osservare come erano quelle sorgenti di luce milioni o miliardi di anni fa. E questo ci consente di studiare direttamente il passato dell'universo. Ma studiarlo non vuol dire solamente guardare com'era, che è già una cosa molto interessante, ma guardando com'era si riescono a capire quali sono le leggi fisiche che governano l'evoluzione dell'universo, e usando poi quelle leggi fisiche possiamo cercare di prevedere che cosa succederà. Quindi per quanto riguarda il passato dell'universo noi studiamo appunto come, ad esempio, guardiamo il Sole, vediamo che la luce ha impiegato 8 minuti, quindi vediamo com'era il Sole 8 minuti prima. O guardiamo lontane stelle che si trovano a migliaia di anni luce di distanza, quindi vediamo com'erano migliaia di anni fa. Vediamo galassie che si trovano milioni di anni luce di distanza, e quindi com'erano milioni di anni fa, o addirittura miliardi di anni fa. E questo è il lavoro che ci permette di studiare il passato dell'universo. Il mio lavoro di ricerca è lo studio della radiazione cosmica di fondo, che è la luce più antica che si propaga nell'universo e che si è propagata per 13,7 miliardi di anni. Quindi quella che vedete lì di sotto è l'immagine dell'universo, di una piccola regione dell'universo, com'era 13,7 miliardi di anni fa. Facendo questi studi si è capito che, e si sono fatti con strumenti molto sofisticati,
che vanno nello spazio per ricevere questa luce che nel suo lungo viaggio è diventata un fondo di microonde, quindi si devono usare dei telescopi per le microonde, si devono usare tecnologie sofisticate. Facendo queste misure si è arrivati a stabilire che, ecco, qui c'è una mappa di tutto l'universo come era 13,7 miliardi di anni fa, o meglio tutto, diciamo, la zona che possiamo osservare di universo, in cui l'universo era molto diverso da adesso. Quindi c'è stata un'evoluzione. Oggi l'universo è punteggiato di galassie, di stelle, di ammassi di galassie, di pianeti. Allora no, allora era un gas incandescente, caldissimo, che riempiva tutto l'universo. Quindi c'è stata un'evoluzione, l'universo si è espanso, si è raffreddato e si è condensato in strutture che non c'erano 13,7 miliardi di anni fa. Oggi queste strutture ci sono, si sono diversificate moltissimo, si sono formate molecole complesse, molecole organiche, si è formata la vita. Quindi l'universo evolve, c'è poco da fare. Adesso ci si chiede cosa, come evolverà in futuro. Quindi questo è il... Quindi se volete sapere del passato e dell'universo, questo è il primo libro che ho scritto 6 anni fa che parla di quello. Sul futuro c'è appunto un altro libro che ci cerca di dare delle previsioni e soprattutto di spiegare criticamente quanto sia difficile fare previsioni affidabili. Insomma, tutti guardiamo le previsioni del tempo e sappiamo che a distanza di qualche ora sono sicuramente affidabili, a distanza di un giorno sono abbastanza affidabili, a distanza di una settimana no, e a distanza di un mese meno ancora. Questo perché stiamo cercando di descrivere un sistema fisico molto complicato, che è l'atmosfera terrestre, con le sue interazioni sia col terreno, sia con la Terra, sia con l'ambiente esterno, il Sole. E è un sistema complicatissimo da studiare, che richiede calcoli enormi per poterne prevedere l'evoluzione, e quindi è difficile da... Allora ci si chiede, ma l'universo, anche quello è complicato, non ci sono dubbi, l'universo è estremamente complicato, e quindi le previsioni le potremo fare se e solo se riusciremo a ridurre l'universo a un sistema semplice. Ora voi mi dite, no, è complicato, come fai a ridurre un sistema semplice? Ci dobbiamo accontentare di studiare, di semplificare il sistema e di studiare le sue caratteristiche medie. Ad esempio, la temperatura dell'universo. Si può definire la temperatura dell'universo una cosa complicata da fare, perché la temperatura in questa stanza è di 20 gradi centigradi o 293 gradi Kelvin, e fa bene. Temperatura fuori è già 10-15 gradi meno. La temperatura sul Sole è sulla superficie 5600 gradi, la temperatura media del mezzo interstellare è 10 gradi Kelvin, cioè 263 gradi sotto zero, e la temperatura media, se si fa la media di tutti questi e soprattutto si tiene conto di quali sono le particelle più abbondanti nell'universo, che sono i fotoni del fondo cosmico di microonde, quelle sono le particelle più abbondanti dell'universo, beh, quella temperatura è di 2,7 gradi Kelvin, cioè 270 gradi sotto zero. Quindi dire temperatura media richiede già di fare uno studio complicato. Dire, beh, il medio dell'universo oggi ha una temperatura di 2,7 gradi Kelvin. 13,7 miliardi di anni fa, quando è stata rilasciata questa luce per la prima volta, la temperatura era di circa 3.000 gradi Kelvin, e prima ancora, più vicino si va al Big Bang, più era alta la temperatura. Che farà questa temperatura? Beh, se è scesa così tanto, molto probabilmente continuerà a scendere, ed è scesa perché l'universo si è espanso con continuità. E quindi un oggetto che si espande, un gas ad esempio che si espande senza interazioni con l'esterno, si raffredda.
Noi abbiamo evidenza nell'esperienza di tutti i giorni, questo è un fatto fondamentale della termodinamica. Noi pompiamo aria nella bicicletta, comprimiamo un gas che non fa in tempo a scambiare calore con l'esterno e la pompa si scalda. Facciamo il processo inverso, facciamo uscire velocemente gas dalla camera d'aria della bicicletta, la valvola della bicicletta si raffredda. L'universo è un gas di materia e di luce che si espande, ci aspettiamo che si raffreddi, in effetti lo fa. E ci aspettiamo che continuando a espandersi in futuro continuerà a raffreddarsi sempre di più. Ecco, questo è il tipo di informazioni che possiamo ottenere studiando il futuro dell'universo. Andare a descrivere il singolo oggetto fisico, ce ne sono talmente tanti nell'universo e tanto diversi che è impossibile. Sarebbe come cercare di studiare un gas studiando ogni molecola esattamente come si muove. È un compito impossibile. Quindi nel libro quello che cerco di fare è di studiare l'universo e il suo futuro a tre livelli di dettaglio. Uno che ci interessa molto, proprio da vicino, che è l'interazione della nostra Terra con la sua stella, il Sole. Il Sole è un oggetto che evolve e che quindi in futuro cambierà. E fortunatamente l'abbiamo studiato così bene in passato che possiamo prevederne l'evoluzione con qualche affidabilità. E il fatto che il Sole evolva è importante per il nostro futuro. È importante per come si è evoluta la Terra, il nostro ambiente. E quindi è bene studiarlo. Poi il livello successivo è l'evoluzione della nostra galassia, cioè dell'insieme di 200 miliardi di stelle, in cui il Sole è una sola di quei 200 miliardi e in cui noi viviamo e che possiamo vedere semplicemente in un posto molto buio di notte, vedremo questa striscia luminosa che attraversa il cielo, formata di innumerevoli non distinguibili stelle, che è la nostra galassia. Beh, questo è un sistema che evolve anche lui. La nostra galassia non è stata sempre così come la vediamo adesso e non lo sarà in futuro. E poi l'ultimo livello di studio è quello dell'universo intero. Che cosa farà l'universo intero nelle sue caratteristiche medie, come dicevo prima? Continuerà a espandersi? Si raffredderà sempre di più? Quanto si espanderà? Resteremo soli a guardare tutte le altre galassie che via via si allontanano diventando sempre più rosse e sempre più invisibili? Quindi questi sono i tre livelli su cui si articola il libro. Allora, per parlare proprio del primo e più vicino a noi di questi livelli, la prima cosa importante da capire è che noi viviamo nella nostra Terra che ci ospita e ha permesso il proliferare e il diversificarsi della vita grazie a un delicatissimo equilibrio di fattori favorevoli e fattori avversi. E questa è la prima cosa da capire per capire quanto poi il futuro sia critico, cioè quanto sia facile modificare il futuro modificando anche uno solo di questi fattori. Quali sono questi fattori? Sono probabilmente la distanza della Terra dal Sole. Il Sole ci scalda e su questo non ci sono dubbi. Ma i pianeti che si trovano troppo vicini al Sole sono troppo caldi, i pianeti che si trovano troppo lontano dal Sole sono troppo freddi, la Terra si trova in un equilibrio tra riscaldamento e riemissione del calore che la fa stare a una temperatura confortevole per noi, anche perché la vita si è evoluta in modo da adattarsi a questo ambiente.
ma se fosse stato troppo freddo non sarebbe stata possibile questa evoluzione, se fosse stato troppo caldo non sarebbe stata possibile. Quindi la temperatura a cui si porta la Terra però non dipende solo dalla distanza della Terra dal Sole, dipende dal fatto che intorno alla Terra c'è un'atmosfera, cioè ci sono dei gas, azoto, ossigeno e così via, che sono legati alla Terra e che alcuni di questi gas impediscono che la luce che è stata assorbita e che quindi scalda la Terra venga irraggiata verso lo spazio profondo. Se voi avete un oggetto molto caldo, questo oggetto irraggia il suo calore generando onde elettromagnetiche che lo portano via. Se voi scaldate un pezzo di ferro fino a diventarlo rosso con una fiamma ossidrica e ci andate vicino, sentite proprio l'irraggiamento e il pezzo di ferro piano piano si raffredda. La nostra Terra scaldata dal Sole irraggia via parte del calore. Quanto riesce a passarne dall'atmosfera dipende dalla presenza dei famosi gas serra che aiutano la Terra a non essere troppo fredda. Ora noi abbiamo il problema di generare troppa anidride carbonica e troppi altri gas serra e potremmo andare verso un futuro in cui la Terra diventa sempre più calda. Questo è un argomento che non viene trattato nel libro, perché nel libro ci occupiamo di questioni più astronomiche e è un argomento che dipende da come ci comportiamo noi. Ci sono alcuni scienziati che pensano che abbiamo già passato il punto di non ritorno, altri che non sono d'accordo. Comunque non è questo, ci sono bellissimi libri che raccontano questo tipo di cose. Quello che faccio io in questo libro invece è parlare di cosa succederà, ammesso che noi riusciamo a controllare le emissioni e quindi a mantenere comunque una situazione vivibile. Quello che non possiamo fare è impedire l'evoluzione futura del nostro Sole. Il Sole è troppo grande e noi non abbiamo modo di cambiarne significativamente l'evoluzione. Mentre sull'ambiente terrestre purtroppo siamo in grado di cambiare l'evoluzione anche in senso negativo della sua temperatura, per il Sole no. E quindi dobbiamo preoccuparci di come si evolverà il Sole nel prossimo futuro. Perché se il Sole cambierà la sua luminosità, potrebbe aumentare la sua luminosità e sulla Terra farà più caldo, potrebbe diminuirla, farà più freddo, che cosa succederà? Questo è il tipo di domande a cui si cerca di rispondere. E quindi c'è un pezzo del libro in cui si racconta perché il Sole è luminoso e come fa a generare questa energia che poi non usiamo sulla nostra Terra per rimanere a una temperatura confortevole. E questa produzione di energia dipende da una bassissima probabilità di fusione nucleare di protoni. Quindi è un processo microscopico che però ha un'importanza enorme per la nostra vita. Un processo microscopico che si ripete moltissime volte al secondo all'interno del Sole e che ha una probabilità bassissima di avvenire, però ci sono talmente tanti tentativi di questo processo che alla fine il Sole splende ed emette una cosa come 10 alla 26 watt, che è una quantità smisurata di energia in tutte le direzioni, per cui poi dove siamo noi? 150 milioni di chilometri distanti, arriva la quantità che rende confortevole la nostra Terra. Allora, vedete, abbiamo parlato di varie cose. La temperatura è confortevole perché c'è un po' di gas serra, non troppo, se no faremo la fine di Venere, che è troppo caldo. Non troppo poco, non troppo poco gas, faremo la fine di Marte, che invece è troppo lontano e troppo freddo. Una quantità minima di gas serra che ci permette di vivere. Il Sole splende perché c'è una probabilità minuscola che due protoni avvicinandosi possano fondere
nonostante siano due particelle cariche e positive, e quindi più si avvicinano, più si respingono. La forza di Coulomb, la forza elettrica, tende a far respingere cariche di segno uguale. Qui abbiamo nel Sole una grandissima quantità di protoni, che sono particelle positive, che si muovono perché la temperatura nel nucleo del Sole è di 12 milioni di gradi, quindi hanno delle velocità enormi queste particelle, si scontrano. Secondo la teoria classica dell'elettromagnetismo non potrebbero arrivare a toccarsi o a fondersi, ma esiste la meccanica quantistica che ci dice che invece questa con bassa probabilità può succedere e i due protoni si possono fondere. La probabilità è di una parte su un miliardo, cioè ogni miliardo di tentativi, due protoni, nonostante la ripulsione elettrica, arrivano talmente vicini da fondersi e vince la forza forte dei nuclei che tiene insieme i nuclei. E se ci pensate, questo, noi viviamo, il Sole splende perché la natura è fatta in questo modo, non così semplice. Abbiamo dovuto, per descrivere questo processo, abbiamo dovuto invocare le leggi dell'elettromagnetismo, ma anche le leggi della meccanica quantistica e della fisica nucleare. La natura è fatta così, poi noi la semplifichiamo e la schematizziamo enunciando queste leggi e queste teorie. Bene, detto tutto questo, e c'ho un po' di immagini che fanno vedere più o meno di che stiamo parlando. Qui stiamo parlando di energia che viene dal Sole e sono al terreno arrivano 700 watt ogni metro quadro. Noi ne usiamo pochissimi di questi 700 watt, ma perché siamo così lontani dal Sole. E la zona abitabile è quella in cui può esistere acqua liquida. Quindi se voi prendete una stella e vi chiedete quanto bisogna andare lontani da questa stella perché sul pianeta che si trova a questa distanza possa esistere acqua liquida, non sia troppo caldo e quindi l'acqua evapora, oppure non sia troppo freddo e quindi l'acqua solidifica e ghiaccia. Ecco, quella è una zona che si chiama zona abitabile perché la vita come lo conosciamo noi ha bisogno di acqua, e la cui estensione dipende da quanto è potente la stella, quanto è luminosa, da quanto il pianeta può assorbire la luce della stella e da quanta ne riflette via. Se prendete un pianeta completamente ghiacciato, quello riflette via una grande parte della luce. Se prendete un pianeta molto nero, quello invece assorbe tutta. E il fatto che la Terra abbia questa meravigliosa combinazione di zone scure, gli oceani che assorbono molta luce, zone chiare, le calotte artiche che invece riflettono via la luce, e le nubi, e questo alla fine permette alla nostra Terra di avere una temperatura confortevole. Ho detto già prima dell'effetto serra, e quindi a questo punto, dette tutte queste cose, ci si chiede: il nostro Sole resterà sempre così luminoso o cambierà? La nostra Terra orbiterà sempre alla stessa distanza dal Sole oppure l'orbita della Terra cambierà? Sono tutte e due cose che basta cambiarle di poco e l'ambiente in cui viviamo non sarà più confortevole. Quindi questo è il tipo di domande che ci si fa, e si può arrivare alla situazione di Venere che ho fatto vedere prima o alla situazione di Marte, a seconda di cosa succede. Queste domande non sono domande banali. Ad esempio, sappiamo che i pianeti esterni, Giove, Saturno, non sono sempre stati sulle loro orbite che vediamo adesso. E si sono mossi, ma mossi di parecchio, le loro orbite sono cambiate parecchio nei 5-6 miliardi di anni di vita del nostro sistema solare.
Le orbite dei pianeti interna, comprese la Terra, sono molto più stabili, ma comunque il sistema solare non è un sistema stabile, è un sistema instabile, è addirittura un sistema classificato come caotico, che vuol dire che è difficilissimo fare previsioni a lungo termine della sua evoluzione. Si calcola che a tempi maggiori di 50 milioni di anni da adesso, le previsioni che possiamo fare non possono essere affidabili. Quindi questo è un problema. Noi non sappiamo se l'orbita della Terra rimarrà uguale a questa che abbiamo adesso. Nei prossimi 50 milioni di anni probabilmente sì, le previsioni sono affidabili, ma oltre diventano sempre meno affidabili più andiamo avanti nel tempo. E questo è un problema. L'altro problema è il problema della luminosità del Sole. Il Sole funziona bruciando idrogeno e formando elio. Quando vi ho detto ci sono due protoni che si avvicinano, poi si fondono, che cosa ho fatto? Ho preso due nuclei di idrogeno, i protoni, e li ho fusi per formare un nucleo di elio, quindi ho cambiato elemento. Facendolo 10 alla 38 volte al secondo, il Sole sta consumando piano piano tutti i nuclei di idrogeno che ci sono nel Sole. Ne ha consumato una piccola parte dall'inizio della sua attività, però l'ha consumato. E forma elio e nella fusione viene prodotta energia, che è quella che poi ci scappa. Questo vuol dire che la composizione del Sole sta cambiando e effettivamente la luminosità del Sole dipende dalla composizione. E negli ultimi 5 miliardi di anni la luminosità del Sole è cambiata del 70%, è tantissimo. Nel prossimo miliardo di anni la luminosità del Sole aumenterà di un altro 10%. Se poi guardiamo a più lungo termine ancora, la luminosità del Sole diventerà enorme a un certo punto, quando finirà tutto l'idrogeno, il Sole si contrarrà i suoi strati più interni, espanderà quelli esterni, cambierà tipo di stella. Quindi io ora qui ho delle piccole immagini in cui, ecco, qui c'erano tutte le... la descrizione del fenomeno dell'avvicinamento dei due protoni, ma no, credo che non vogliamo andare in questo dettaglio, però la visione della meccanica quantistica non è di due palline rosse che si avvicinano, ma è di due probabilità di posizionare un punto che è il protone, che si avvicinano a un certo punto, i due punti possono anche essere molto vicini e quindi fondersi. Comunque c'è una piccola probabilità che permette a questi protoni di fondersi e questo innesca la produzione di energia del Sole, che però non avverrà sempre in questo modo. Quando finirà tutto l'idrogeno, quando finiranno i protoni nel nucleo, allora lì succederà una grossa catastrofe ecco, tra circa 6 miliardi di anni il nostro Sole diventerà una cosa simile a questa. Lo sto guardando riflessa lì, molto bello. Si vede. È una nebulosa planetaria, è la fase in cui una stella ha finito di bruciare idrogeno e sta passando a una fase in cui poi brucerà l'elio, però nel farlo ci sono queste esplosioni enormi, per cui ecco, i guai per la Terra succederanno prima, succederanno prima, perché basta un 10% in più di luminosità, quindi tra un miliardo di anni circa, e a quel punto l'evaporazione dell'acqua dagli oceani sarà talmente forte da innescare un fortissimo effetto serra, cioè si formerà un manto nuvoloso estremamente spesso che impedirà al calore acquisito dalla Terra di uscire, e quindi la Terra diventerà sempre più calda e centinaia e centinaia di gradi, cioè lì dovremmo esserci organizzati, o per resistere, ma è difficile, o per
andare altrove. E allora il discorso di andare altrove è un discorso che interessa sempre, no? E bisogna dire che è molto difficile, cioè in questo momento noi non abbiamo la tecnologia per andare altrove, dobbiamo ancora risolvere molti problemi. In teoria uno dice, va bene, quando il Sole sarà più caldo noi andremo nel pianeta un pochino più lontano, Marte, dove sì, ci sarà a quel punto una temperatura decente, no? Questo discorso, perché no? È un'idea, se qui fa troppo caldo andiamo dove fa più fresco. Però andare su Marte è uno degli obiettivi delle agenzie spaziali del mondo, la NASA ci investe da decenni, l'Agenzia Spaziale Europea anche, in questo momento portare un astronauta su Marte non è possibile. Quello che si sta facendo con alterni risultati è mandare su Marte delle sonde robotiche che orbitano intorno oppure che ci vanno sopra e ci permettono di studiare cosa c'è su Marte con grande precisione, perché tutte queste informazioni saranno necessarie per pianificare poi un viaggio umano su Marte. Ma ci sono dei problemi importanti, il problema della protezione degli astronauti durante il viaggio, ad esempio, è un viaggio molto lungo e un problema che ancora non abbiamo risolto. Facciamo una astronave molto molto spessa di metallo, oppure addirittura una piscina d'acqua molto grande all'interno della quale gli astronauti sono protetti dalle radiazioni ionizzanti presenti nel mezzo che c'è tra noi e Marte. Però per fare queste cose abbiamo bisogno di motori molto più potenti di quelli che abbiamo, perché un'astronave così fatta è troppo pesante per i motori dei razzi che abbiamo a disposizione. Quindi insomma c'è un mucchio di problemi. È anche vero che quando fu deciso di andare sulla Luna la tecnologia stava a livello zero rispetto alla tecnologia che abbiamo adesso. Eppure, in una decina d'anni, grosso modo, forse un po' di più, fu possibile portare l'uomo sulla Luna. Quindi gli umani, quando vogliono fare una cosa e sanno organizzarsi e lavorare bene per farla, riescono a fare grandi cose. Oggi abbiamo molta più tecnologia, non so sulla capacità di organizzarsi, questo è un altro problema. Però in linea di principio io non sono pessimista sul fatto che un giorno riusciremo ad andare su Marte, che ci riusciremo entro 10 anni, come dice qualcuno, o molti dubbi. Però sono ottimista sul fatto che si possano sviluppare delle tecnologie di propulsione, di protezione, che permettano all'umanità di spostarsi almeno ad alcuni di spostarsi da qui a Marte. Poi ci saranno tutti i problemi di rendere l'atmosfera più confortevole, diciamo, eccetera, eccetera. Quindi ci sono grosse problematiche. Però in linea di principio il nostro futuro non è qui sulla Terra a tempi lunghissimi. Il nostro futuro è forse su Marte, forse si riuscirà ad andare altrove, perché poi il Sole continua, Anche se tra 1 miliardo di anni esistessimo ancora, ma quello è tutto un altro discorso, fossimo riusciti ad andare su Marte, Marte dopo poco diventerebbe troppo caldo anche lui, e quindi dovremmo organizzarci per andare più lontano, probabilmente su altri pianeti extrasolari che orbitano intorno ad altre stelle, ma quello è veramente difficile. La distanza da noi a Marte è niente rispetto alla distanza da noi alla stella più vicina, niente. Quindi un viaggio su Marte già oggi lo possiamo fare nell'ordine di grandezza di un anno, un viaggio su una stella vicina possiamo immaginare con la tecnologia di oggi di metterci 100.000 anni, quindi capite che è lontanissimo e difficilissimo. Comunque ci sono delle idee, anche per questo. Quindi io ho infinita... E poi è bello di parlare di queste cose, che non si può essere smentiti, no? Ma cosa succederà tra 1 miliardo di anni?
interessante, molto interessante. Allora, facendo il nostro salto al successivo sistema, che è, quindi saltiamo un po', eccolo, queste cose, e andiamo a parlare di che cosa succede nella nostra galassia, no? Abbiamo sognato di spostarci da una stella all'altra per miliardi di anni, che succederà alla nostra galassia? Allora, le galassie non sono sempre uguali a se stesse. Le galassie sono fatte di stelle, sono fatte di mezzo interstellare, sono fatte di materia oscura, e le galassie si muovono le une rispetto alle altre con velocità notevoli, 200, 300, 500, 1000 km al secondo, non all'ora. Ad esempio, la nostra vicina, che è la galassia di Andromeda, che oggi si trova a una distanza di 2 milioni di anni luce, si muove verso di noi. Ma proprio verso di noi, buffo, eh? E quindi a un certo punto ci sarà questo grande scontro tra la nostra galassia e la galassia di Andromeda. Non è detto che sia uno scontro violento, nel senso che la probabilità che due stelle si scontrino è bassissima, perché lo spazio che c'è tra una stella e l'altra è molto grande. Però se non c'è uno scontro fisico, c'è comunque uno scontro gravitazionale, cioè la gravità che attrae le due masse, anche se non si toccano, quella si fa sentire come. E quindi quello che succederà è che le due galassie si fonderanno sostanzialmente, formando un'enorme galassiona che da due spirali, sono due galassie a spirali, se guardiamo la forma, non so se c'è un disegno, ecco, qui c'è un evento simile a quello che succederà tra circa 4 miliardi di anni. Qui sono due galassie che si sono avvicinate tanto e quindi cioè, si è formata quella coda di stelle che vedete da una parte e dall'altra. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di stelle, noi non riusciamo a vederle una per una, che hanno subito l'interazione gravitazionale avvicinandosi alle altre stelle dell'altra galassia, e quindi la galassia si è deformata moltissimo. E Andromeda è una galassia spirale bellissima che potete vedere andando in un luogo molto buio, si vede a occhio nudo, e se la guardate con un telescopio viene questa bellissima immagine di un centro denso di stelle e un disco con braccia spirali nel quale, oltre alle stelle, ci sono polveri, ci sono gas, si formano nuove stelle. È molto simile alla nostra, solo che questa è lontana, per cui ne vediamo l'immagine di una volta sola. Per fare immagine della nostra galassia dobbiamo guardarci intorno e non si può fare tutta una volta sola. Allora, questa è una simulazione di cosa succederà quando se noi avremo la pazienza di guardare questo spettacolo. Dobbiamo stare lì e guardare per 5 miliardi di anni, quindi insomma è uno spettacolo molto lento, però insomma vedete che la galassia di Andromeda oggi si vede già in questa fotografia, non riesco a puntarla, comunque è piccolina. Beh, la prima cosa che farà è avvicinarsi sempre di più. Tra 2 miliardi di anni la simulazione ce la fa vedere molto più grande, perché si sta avvicinando. E fin lì, vabbè. Però quando arriva veramente vicina, allora le stelle della nostra galassia si spostano, quelle di Andromeda si mescolano a quelle della nostra galassia, e insomma vedete lì che succede: alla fine si formerà una grande galassia ellittica. Come è stata fatta questa previsione? La previsione è stata fatta usando le leggi di Newton, niente di meno, cioè forza uguale massa per accelerazione. Solo che si sono dovute usare queste leggi per descrivere le interazioni tra 200 miliardi di stelle di una galassia, 200 miliardi di stelle dell'altra galassia, e tutte le particelle di materia oscura che ci sono nell'una e nell'altra galassia. Insomma, un compito che non si può fare particella per particella,
ci sono dei metodi complicati che si possono sviluppare per vedere grosso modo cosa succederà, cioè la simulazione dice grosso modo cosa succederà, certo non è detto che vedremo esattamente quei dettagli che ci sono in quelle foto. E poi, come dicevo prima, nessuno di noi potrà smentire che questa sia sbagliata, no? Però è basata su leggi fisiche ben sperimentate. Forza uguale massa per accelerazione la verifichiamo continuamente, è quella che ci ha permesso di creare la nostra tecnologia, è quella che ci permette di mandare le sonde su comete lontanissime facendole rimbalzare da un pianeta all'altro, ormai la conosciamo bene, ci possiamo fidare di questa legge. E l'universo intero che farà? Beh, nel caso delle nostre due galassie ci interessa particolarmente. L'universo è fatto da centinaia di miliardi di galassie che occupano la zona di universo che noi possiamo osservare. Perché poi cosa c'è oltre non lo sappiamo. Noi abbiamo accesso a un volume di universo che è molto grande, ma non è tutto l'universo. Quello che c'è oltre è talmente lontano che nemmeno in 13,7 miliardi di anni la luce ha fatto in tempo ad arrivare fino a noi. E quindi c'è un universo oltre. Ma che cosa c'è, cosa non lo possiamo vedere, diciamo, non, per motivi di tipo di causa-effetto, insomma. Allora, quello che dobbiamo fare, se vogliamo sperare di descrivere l'evoluzione futura dell'universo, prima di tutto è semplificare molto il sistema. I fisici sono specialisti in questo. Io faccio sempre l'esempio del fisico che deve studiare l'evoluzione di una mucca e la prima cosa che fa dice: supponiamo che la mucca sia una sfera. Ecco, vabbè, chiaramente è una brutta approssimazione della mucca, no? Però può essere utile per capire se una mucca si lancia su un burrone dove andrà a cascare. Allora quell'approssimazione è sufficiente. Se vogliamo sapere come vuole davvero, no. Bisogna semplificare il problema per quanto possibile. Okay? E i cosmologi studiano l'universo su due livelli diversi. Uno sono le proprietà medie di cui vi dicevo prima. Per cui l'universo è semplicemente un fluido omogeneo e isotropo, cioè uguale dappertutto. Non importa se da una parte c'è una galassia e da una parte non c'è nulla. Noi facciamo una media su un volume che contiene tante di queste galassie. E quindi in media quel volume si espanderà secondo leggi semplici. Poi c'è il livello successivo e dice: no, ma guarda, questo universo non è un omogeneo isotropo. Ci sono zone un po' più dense e un po' meno dense, zone dove ci sono un po' più galassie e un po' meno galassie. Questo è il livello superiore di approssimazione. Allora, accontentiamoci del primo livello, cioè cosa succederà all'universo? La sua densità continuerà a diminuire perché lui, le galassie continuano in media a allontanarsi le une dalle altre, questa è la domanda. E per rispondere a questa domanda bisogna studiare la dinamica e faccio una distinzione per capire che vuol dire. Quando ho un'automobile che si muove a 100 km all'ora, questa informazione che sto dando è un'informazione che i fisici chiamano cinematica, cioè la velocità in quell'istante è 100 km all'ora, però nessuno mi dice come è arrivata quella macchina a 100 km all'ora e se in futuro continuerà ad andare a 100 o accelererà o decelererà. È un'informazione istantanea. L'informazione istantanea sull'universo analoga a questa è che l'universo oggi si sta espandendo, cioè tutte le galassie si stanno allontanando le une dalle altre con una certa velocità, che è di 70 km al secondo per galassie che si trovano un megaparsec di distanza, se si trovano a una distanza maggiore di più, insomma. Però è un'informazione puntuale che ci dice in questo momento tutte le galassie si stanno allontanando le une dalle altre. Come si è arrivati qui? E cosa succederà nel futuro dipende dalla dinamica. Torniamo al caso della macchina. La macchina
se io voglio sapere cosa farà, cioè se cambierà questa velocità, devo chiedermi che forze agiscono sulla macchina, la forza del motore che la fa avanzare, l'attrito che rallenta l'avanzamento, e qual è la massa della macchina. Devo sapere queste due cose, perché poi c'è la legge di Newton che mi dice, guarda, l'accelerazione eventuale della macchina dipende dal rapporto tra la forza totale applicata sulla macchina e la massa. Se io applico una forza molto forte che la spinge in avanti, la macchina aumenterà la sua velocità, accelererà. Se la macchina è leggera, la massa è piccola, la macchina accelererà di più. Se la macchina è pesante, la massa è grande, la macchina accelererà ma un po' meno. Questa legge ci permette, è la legge della dinamica, ci permette di stabilire cosa farà la macchina se sappiamo forze e masse. Allora, analogamente a questo, per l'universo dobbiamo sapere due cose. Quali sono le forze che agiscono tra gli oggetti che ci sono nell'universo, diciamo pure le galassie, la materia oscura delle galassie, le stelle. Qual è la forza? E la forza è una sola, è la forza di gravitazione universale, è la gravità, perché le altre forze che conosciamo o agiscono su distanze molto piccole, non è il caso, oppure agiscono su oggetti carichi elettricamente, e le nostre galassie non sono globalmente cariche, sono neutre, e quindi resta solo la gravitazione. Quindi la forza, più o meno la sappiamo, è la forza gravitazionale. Qual è la massa? Dovremmo sapere quanta massa c'è nelle galassie. Questo è già più difficile, però abbiamo delle stime di quanta massa c'è nelle galassie. E purtroppo la semplice legge che lega forza, massa e accelerazione a cui siamo abituati, nel caso dell'universo intero, non si può applicare. Bisogna usare una legge più complicata. E il motivo abbastanza così, matematicamente si può anche capire perché non possiamo usare quella forza, e già Newton si rendeva conto del problema, forse iniziava a rendersi conto. C'è una lettera molto famosa in cui Newton si chiede cosa succede delle stelle, perché lui vede le stelle, le vede tutte le sere uguali, e si chiede: com'è che queste stelle restano lì ferme nonostante ci sia una forza che le attira le une alle altre, la forza di gravitazione, l'aveva scoperta lui, quindi insomma. Allora, verrebbe da dire, se due stelle si attirano, se tutte le stelle si attirano, dovrebbero andare tutte a finire in un punto alla fine, no? Newton vede questo universo immutabile negli anni e dice, ma potrebbe essere perché le stelle sono estese infinitamente, lui non sapeva dell'esistenza delle galassie, no? Ma possiamo fare il discorso con le galassie. Le galassie ce n'è infinite. E se io mi metto su una certa galassia, cioè infinite galassie che la tirano da una parte, infinite che la tirano dall'altra, alla fine rimane ferma. Più o meno questo è il ragionamento di Newton. Newton aveva inventato, oltre a scoprire la forza di gravitazione, aveva anche inventato il calcolo infinitesimale, cioè sapere fare i limiti, queste cose qua, e però non ha pensato che in questo caso stava sbagliando, perché infinito meno infinito, infinita forza di qua, infinita forza di là, non è detto che faccia zero. Se uno studia bene il calcolo infinitesimale, capisce che a volte infinito o meno infinito fa più infinito, a volte fa meno infinito, a volte fa 10, a volte fa 0. Quindi questa conclusione sul futuro delle stelle, dell'universo, era un po' affrettata, diciamo, no? Questo l'ho detto per dire che tipo di problemi ci sono quando si vuole usare la meccanica classica per studiare un sistema come l'universo, che è infinitamente esteso. Non si può usare F uguale MA, si arriva a risultati che possono essere assurdi. E
la teoria giusta che ci permette di fare questi calcoli è la teoria che sostituisce la meccanica di Newton, è la relatività generale di Albert Einstein. Quella è fatta apposta per studiare sistemi o infinitamente densi o infinitamente estesi, cioè è molto più potente. Ovviamente se la applichiamo poi a casi pratici, anzi dal moto dei pianeti, viene lo stesso risultato. Ma in casi estremi, dove la teoria della meccanica non funziona più, possiamo usare la relatività generale. E a questa equazione si sostituisce un'equazione molto più complicata, che è questa, che ho scritto sopra, perché graficamente si vede che comunque è un'equazione matematica in cui compare, però le cose che compaiono sono simili alle cose che comparivano in F uguale a ma. Ad esempio, al posto della massa c'è quella che viene indicata da quei simboli omega, che è la massa energia. Cioè, sono tutte le forme di energia che corrispondono, secondo Einstein, a massa, e che quindi gravitano, e che quindi bisogna tenerne conto se vogliamo stabilire qual è l'evoluzione dell'universo. C'è una velocità, e insomma ci sono ingredienti che sono simili, anche se più complicato, alla formula di Newton di prima. Usando questa equazione si possono fare due cose, cioè si può capire come l'universo è arrivato ad avere questa velocità di espansione che vediamo oggi, perché vediamo le galassie intorno a noi apparentemente allontanarsi da noi, che vuol dire l'universo intero si sta espandendo. E se le previsioni di questa formula ci danno un riscontro con tutte le osservazioni del passato dell'universo che abbiamo potuto fare, perché il passato lo possiamo osservare direttamente, allora vediamo cosa dice la stessa formula per il futuro. Se la formula funziona così bene a descrivere l'espansione dell'universo per 13,7 miliardi di anni, beh, funzionerà anche bene a descrivere i prossimi 10 o 20 miliardi di anni. Questa è l'idea. Quindi quando dice voglio prevedere il futuro dell'universo, calma, a questo livello si riesce a fare la previsione, una previsione globale sulle proprietà medie, sul fatto che l'universo continuerà a diminuire la sua densità espandendosi e a raffreddarsi oppure no. Ecco, questo è il tipo di previsioni su cui oggi, e non da molti anni, si ha una certa affidabilità. E perché solo oggi? Perché solo oggi abbiamo fatto misure abbastanza precise di quegli omega, cioè di che cosa è fatto l'universo. Di che cosa è fatto l'universo? Sembra una domanda banale, ma non è banale per niente. Perché noi conosciamo la materia normale, conosciamo la luce, e questi sono due componenti importanti dell'universo, ma è interessante notare che per i presocratici l'universo era fatto di quattro cose: terra, acqua, aria e fuoco. Oggi per gli scienziati è fatto di quattro cose, ma sono cose strane. Okay? Cioè c'è la luce, la radiazione, che è poca oggi. C'è la materia normale, che è poca, ma poi ci sono altre due componenti, la materia oscura e l'energia oscura, che invece sono cose strane, che non sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Questa è la composizione dell'universo, e solo recentemente siamo arrivati a questa conclusione, e possiamo cominciare a crederci perché ci siamo arrivati per tante strade diverse, cioè non c'è una sola osservazione che prevede questa. È la combinazione di tante osservazioni di tipo completamente diverso che portano alla stessa conclusione, cioè a un universo fatto di radiazione, materia normale, materia oscura, energia oscura. Okay? Ora non mi dilungo su questo. Se accettiamo questa composizione dell'universo, allora torniamo alla nostra famosa equazione, ci mettiamo questi numeri e facciamo la previsione. E la previsione è che l'universo continui a espandersi. Allora, cosa vuol dire questo grafico?
Questo grafico mi dice cosa fanno le distanze nell'universo al passare del tempo. Quindi sull'asse X c'è il tempo da oggi, negativo nel passato, positivo nel futuro. Vedete che circa 13 miliardi di anni fa là valeva zero il grafico, cioè la distanza tra due punti, ad esempio tra noi e la galassia di Andromeda, valeva zero. Quello è il Big Bang, tutto in un punto, dice Calvino. In realtà densità infinita, è più bello dirlo così. Da quel momento le distanze aumentano, okay? Passa il tempo, oggi arriviamo a una distanza, lì ho messo uno perché questa legge vale per tutte le distanze. Se prendo la distanza oggi di Andromeda è 2 milioni di anni luce, e se voglio sapere quanto era 10 miliardi di anni fa sarà 2 milioni di anni luce moltiplicato per 0,3, una cosa del genere. Questo grafico si estende nel futuro. Vedete che questo grafico ha uno spessore. Vuol dire che io non sono sicuro di qual è la linea giusta, perché questi parametri omega non li so proprio esattamente. E allora ci ho messo tutti i valori possibili e invece di una curva ne ho disegnate tante. Quindi se voglio sapere quanto distano le due galassie, che facciamo uno la distanza attuale, quanto distano 10 miliardi di anni fa, non so se distano 0,15 o se distano 0,4. Okay, questo mi dà un'idea dell'imprecisione della mia teoria applicata a questi dati. Oggi, per ipotesi, la distanza la faccio 1, quindi vedete c'è. Passano tutte per lo stesso punto queste righe, oggi non c'è imprecisione. Cosa succede nel futuro? E di nuovo succede che intanto aumenta, quindi questa distanza continuerà ad aumentare, che vuol dire che l'universo continuerà ad espandersi, non tornerà indietro, se no la curva sarebbe tornata giù. E continuerà anche a espandersi sempre più veloce. Perché nonostante l'incertezza, una cosa che continua dritta qua non è compatibile con la previsione, l'estrapolazione basata sull'equazione. L'equazione noi ci crediamo, crediamo anche all'estrapolazione. Ecco, questo secondo me è il massimo che si può fare. Cioè renderci conto che possiamo prevedere che l'universo continuerà a espandersi, probabilmente sempre più veloce, e adesso dobbiamo fermarci un attimo, perché vi ho detto che ci sono quattro componenti, due le conosciamo bene, le altre due, materia oscura e energia oscura, non le conosciamo bene, soprattutto l'energia oscura, la conosciamo talmente male che non siamo sicuri che continuerà in futuro a avere sempre quelle proprietà che c'ha adesso. Se cambierà proprietà, questo grafico non verrà proprio niente. Quindi c'è un se grosso come una casa in questa previsione. Se le proprietà di queste componenti dell'universo che conosciamo rimarranno immutate in futuro, allora l'evoluzione futura sarà questa. Qual è il modo di essere più sicuri? Beh, è capire meglio di cosa stiamo parlando. Cos'è questa energia oscura? Come si fa a fare esperimenti per capire la sua natura fisica? Perché adesso ancora non lo sappiamo che cos'è. Potrebbe essere l'energia del vuoto, ci sono un mucchio di idee ma poche certezze. Quindi, appunto, nel libro più o meno ci si ferma. Ci sono alcune altre cose, tante altre considerazioni, ma il risultato è questo. Se siamo onesti dobbiamo dire sì, questo è più o meno quello che succederà. Da una parte non siamo sicuri perché dobbiamo conoscere meglio la quantità dei quattro ingredienti, ma dall'altra parte dobbiamo sapere anche se questi ingredienti rimarranno stabili o uno di questi andrà male in futuro e quindi cambierà il risultato. Ecco, questo è più o meno quello che scrivo nel libro, e
è lì. Grazie. Ma nel futuro... No, che cosa intende per male? Andare a male il futuro, no, cambierà proprietà. Cambierà... È una vagamente gastronomica la cosa. Quindi questo più o meno è quello che parlo. Avete delle domande? Sì. La percentuale del 74% e del 22%, sì. Vuol dire qualcosa di più sull'energia scura, materia scura e come si è arrivati a queste percentuali? Allora, si è arrivati in diversi modi. Questa è la cosa più importante, perché quando abbiamo esperimenti diversi, indipendenti tra loro, che danno lo stesso risultato, allora cominciamo a crederci. Uno dei modi con cui si è stabilito questa 74% di energia oscura è studiando l'espansione passata dell'universo. Come si va a studiarla? Si guarda se delle sorgenti di luce, delle quali sappiamo a priori quanto è la luminosità, appaiono normalmente deboli per la loro distanza, oppure troppo deboli, oppure troppo forti. Che vuol dire? Se l'universo si è espanso a velocità costante, quello sarebbe il normalmente debole delle sorgenti. Se però ha accelerato la sua espansione, quelle sorgenti appaiono più deboli. Okay. E le supernove di tipo 1A appaiono proprio troppo deboli rispetto all'espansione normale, per cui si deve pensare che l'espansione sia accelerata. Allora, quando ci chiediamo quali componenti dell'universo fanno accelerare l'espansione, l'unica che lo fa è questa energia oscura, che al momento è quasi solo un'astrazione matematica, è quella componente che fa accelerare l'universo, dopodiché si scopre che l'energia del boson potrebbe avere proprio queste proprietà, diciamo. Questo è un metodo, osservare esplosioni di supernove lontanissime. Un altro metodo riguarda invece i fotoni del fondo cosmico in microonde, e in particolare le deboli strutture che si vedono nell'universo primordiale quando questi fotoni sono stati rilasciati. L'immagine rossa e gialla che vi ho fatto vedere prima. In quell'immagine quelle strutture avrebbero dimensioni diverse a seconda della quantità di accelerazione e di espansione che c'è stata da allora adesso. E se si calcola quanto deve essere il contributo dell'energia oscura per rendere conto di quell'immagine, viene di nuovo un 74% circa. E quindi abbiamo già due osservabili molto diverse tra loro che convergono verso il 74%. La materia oscura invece? Per la materia oscura ci sono molti più dati. Ci sono dati sia di come ruotano le galassie, e quindi di quanta massa oscura ci deve essere per mantenere le stelle periferiche sulle loro orbite. Ci deve essere molta di più della materia visibile e si può calcolare quanta. Sia come le galassie si muovono negli ammassi di galassie, anche lì hanno velocità molto alte e quindi ci vuole molta materia oscura, sia le immagini del fondo cosmico di microonde, ma sia misure dirette di deflessione della luce, sia il fatto che negli ammassi di galassie c'è un gas caldissimo e senza molta massa che lo ha fatto precipitare nel centro dell'ammasso non si sarebbe scaldato così tanto, e così via. Quindi sì, sono tutte osservazioni molto specifiche, però ormai confermate da decenni di misure. Guardando quel grafico, no? Sì. Prima lei diceva che fino a 13,7 miliardi sappiamo qualcosa, dopo pure ha detto ci sarà qualcosa che non conosciamo. Ma lì il fattore di scala va a zero. Lì va a zero 13,7 miliardi di anni. Dopo o prima? Non ho capito. No, dopo, e prima è quello di negativo. Prima. Ancora più negativo. Non lo sappiamo, ne abbiamo la minima idea di cosa è successo prima. Non sappiamo se prima esisteva il tempo, non sappiamo niente di quello. Allora, e abbiamo un grosso problema di cosa è successo. Perché dice del tempo prima allora?
No, io non lo so se c'è il tempo o no prima. Lì nel grafico c'è, perché non mi andava di spezzare il grafico. Sono arrivato a cifra tonda a 20. Quello che volevo dire, scusi, sì, è questo. Se noi pensiamo che 13,7 miliardi di anni c'è fa. Stato il Big Bang, sì. Giusto? Giusto. Allora, prima cosa c'è stato? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora dice, quello è il punto zero, da lì in poi sappiamo qualcosa. Sì. Il fattore di scala, è un modo di vedere la cosa. Diciamo che quello che possiamo dire è che nell'intorno ai 13,7 il fattore di scala era quasi zero. Poi cosa è successo nei primi attimi, addirittura non prima del Big Bang, ma poco dopo, non lo sappiamo, perché le nostre leggi fisiche, quelle energie non funzionano. Quindi addirittura non siamo nemmeno certi del Big Bang, a voler essere proprio precisi. Per cui quello di cui ci occupiamo è quello che succede dopo quei pochi attimi, perché sono veramente attimi, e sono 13,7 miliardi di anni. Poi il primo attimo non lo descriviamo, figuriamoci quello che c'era prima. Non lo possiamo fare. Allora anche cioè, parlando da l'inflazione è una, allora, delle teorie. È una delle teorie che rende conto di molte. Sicuro, certezza assoluta, quindi miliardesimo, però l'inflazione ha il vantaggio di prevedere diverse caratteristiche dell'universo che invece le altre teorie non prevedono. Ma è stata appiccicata, cioè è stato detto per arrivare in questa posizione, se non ci si mette in inflazione siamo a posto, sì, torna qui sostanzialmente, sì. Beh, quindi certo. non proprio no, così, no. Però diciamo che aggiusta molte cose che prima non si riuscivano a descrivere, questo è sicuramente vero. Dopodiché dire che l'inflazione ancora è una legge fisica allo stesso livello delle leggi di Newton o della relatività generale, no, è ancora troppo presto, ci vorranno altre misure. Quindi ora, su dove ci possiamo spingere nel passato con la descrizione dell'universo, l'inflazione è più o meno l'inizio di quello che sappiamo affidabilmente. Prima è veramente difficile, ci sono moltissime teorie, ma dobbiamo fare misure per capire se queste teorie sono giuste, e queste misure sono difficilissime. Alcune teorie non prevedono misure per falsificarle, insomma è una situazione difficilissima. Invece per la parte alta, perché Hawking, quello che si è letto ultimamente, sì, diceva che ci trampolino, cioè trampolino, ground, sparirà tutto l'universo, anzi dice astronomi, datemi da fare, beh, cioè, sì, ora vabbè, lui, vabbè, cioè, beh, se calca, no, sì, no. Quello di cui parla Hawking è l'evoluzione molto più lontano di qua. Io non ho infinito rispetto di Stephen Hawking e non sono un teorico, che cioè il mio lavoro è quello di fare esperimenti diciamo che si rizza parecchio, è vero, e il problema è che una cosa di questo genere che si espande sempre più velocemente, perché il fatto che sia curvo in quel modo vuol dire che la velocità di espansione è sempre più forte, no? Poi un mucchio di problemi, cioè le galassie che abbiamo intorno a noi acquisteranno un redshift, per il fatto che si allontano sempre più veloce, sempre più grande, e a un certo punto non potremo proprio più vederle, okay? Non che escano dal nostro orizzonte, ma la lunghezza d'onda della luce che loro emettono sarà talmente spostata oltre le radioonde, non avremo proprio modo di vederle, resteremo soli. E poi ci si deve chiedere, ma a livello di oggetti fisici, corpi solidi, no? Cosa succede? Perché ho spiegato che questo vale a grande scala, questo non descrive l'espansione della Terra, non è che perché l'universo si espande anche la Terra si espande, questo non è vero, perché la Terra, i corpi solidi hanno delle forze in più che li tengono insieme, non c'è solo la gravitazione a quel punto, ma ci sono forze di tipo elettrico che li tengono insieme, a una forza straordinariamente più grande di quella gravitazionale. Quindi lì la teoria di cui ho parlato non vale, okay? Quindi non è che la Terra si espande anche lei.
Però se arriviamo a pensare come sarà fatto l'universo, dobbiamo pensare cosa succederà alle stelle, perché l'universo per noi è fatto di materia e di luce, no? Cosa faranno le stelle? Ci sono stelle piccole che possono vivere per migliaia di miliardi di anni, ok? Le nane bianche si raffreddano piano, 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 piano. E insomma, possono durare luminose, sempre meno, ma per migliaia e miliardi di anni. Migliaia e miliardi vuol dire che stanno lontanissimi in questo grafico. Allora, se ci chiediamo cosa succederà a quel punto, ecco, queste sono le cose di cui si occupa Stephen Hawking e che riempiono le ultime due pagine di questo libro, perché non siamo sicuri. No, ve lo dico, se no... Perché il libro si chiama però solo un miliardo di anni, se poi di miliardi... No, solo un miliardo di anni si riferisce a quanto tempo abbiamo prima che la Terra diventi troppo calda. Ho letto da qualche parte, ho sentito, ci sono altre teorie che ipotizzano invece poi la contrazione finale in funzione del valore della costante cosmologica. Certo. Allora, è quello che dicevo prima, se la costante cosmologica o l'energia oscura, diciamo, rimane quella che abbiamo misurato adesso, il risultato è questo. Se cambia, però noi abbiamo uno spirito occamico, no? Diciamo, ma perché dobbiamo inserire delle cose complicate se le osservazioni non le richiedono? Per ora non c'è nessuna evidenza dalle osservazioni che la costante cosmologica non sia costante. Okay? Per cui questa idea di lasciarla sempre uguale e vedere cosa succede non è così peregrina. Diciamo. Dopodiché, questo non giustifica, non ci giustifica dire sicuramente andrà così. Dobbiamo sicuramente studiare la natura fisica dell'energia oscura e a quel punto potremo vedere quale di queste teorie ha senso e quale no. Questo grafico dice solo se l'energia oscura rimarrà quella che abbiamo adesso, allora questa è l'evoluzione. Dopodiché ripeterò ancora una volta che non siamo sicuri per niente che rimarrà così. E questa è una sfida per gli studi futuri, insomma, questo è il bello della ricerca. Un'altra domanda completamente da profana, esattamente. Io appunto cerco di un po' documentarmi con difficoltà, però è un po' tutt'altro di questi studi. Ma nella appunto ipotesi di come si espanderà l'universo, quanto c'entra anche il tipo di geometria dell'universo? Perché a seconda di quanto è il totale di massa e energia, la geometria viene diversa. Allora, su questo è stato possibile fare delle misure, per cui il totale di massa e energia è quello che rende la geometria dell'universo è un'idea, e quindi diciamo assumiamo che sia un'idea perché è stato misurato. Non è un'assunzione, è il risultato di misure. E se l'universo fosse curvo positivamente, e lo fa quando la densità di massa e energia è notevole, allora avremmo il caso di cui parlavamo prima: nonostante la presenza di energia oscura, l'universo potrebbe ricollassare su se stesso. Quindi c'entra anche quello, però quello è stato misurato e fa parte di questo. Questa ricetta di universo che vede 24% di materia oscura, 74% di energia oscura, pochi per cento di materia normale, il totale fa il 100%. Volevo chiedere, allora, dietro questo modello si suppone che i valori delle costanti universali, diciamo quelle note in fisica, sì, rimangano sempre uguali. Si suppone anche quello. E devo dire, evidenza che questo sia stato. Sì, abbiamo evidenza, come no? Abbiamo evidenza, ad esempio, abbiamo evidenza dal fatto che si vedano certi spettri degli atomi in galassie estremamente distanti, identici a quelli che usiamo oggi in laboratorio. Questo vuol dire, ad esempio, che la costante struttura fine è una costante che tiene in sé dentro la costante di Planck, la carica di elettroni, molte costanti importanti,
è rimasta uguale da allora ad adesso entro una parte sul milione più o meno. Di questo è misurato, okay? Quindi ora una parte sul milione vuol dire che è molto costante quella costante, che vuol dire che sono molto costanti le costanti fisiche come H, eccetera, che la compongono. Una cosa come la velocità della luce, e si può dire che sia rimasta costante? Beh, fino a che lui non mi ha detto che qualcuno ha scritto recentemente non è così, pensavo di sì. Ovviamente bisogna... ci sono un mucchio di idee dei fisici teorici, sono inesauribili, e va benissimo, diciamo, no? Diciamo che per ora non abbiamo necessità di ipotizzare una variazione della velocità della luce, non ci sono evidenze in quella direzione. Quindi se qualcuno deve sviluppare una teoria che richiede una velocità variabile della luce, a lui ha anche il dovere di dire quali osservazioni potrebbero confutare quella teoria. Se no, non ne sentiamo il bisogno per adesso. Dovesse venire una nuova osservazione, come sembrava fosse successo un paio d'anni fa, c'è stata subito un'esplosione di ipotesi teoriche per spiegare un'eventuale variazione o superluminalità di alcune particelle. Cioè, la fisica reagisce, i fisici reagiscono. Però fortunatamente reagiscono quando ci sono dati sperimentali che lo richiedono. In questo momento, che io sappia, non ci sono. Quindi abbiamo da una parte mancanza di evidenza di variazione, da un'altra parte non vogliamo complicare inutilmente la fisica, non sarebbe utile, perché la fisica alla fine deve descrivere l'universo, perché descrivere in modo complicato se si può descrivere in modo semplice? Nei vostri studi l'osservazione di quel fenomeno dello scontro delle due galassie, no, dei due buchi neri, è stato permesso di verificare, di misurare le onde gravitazionali, sì. Vanno dato qualche... Quella è una cosa abbastanza buffa, nel senso che misurare le onde gravitazionali è difficile. Sono colleghi anche al Dipartimento di Fisica di Sapienza che ci lavorano da 50 anni e non c'erano mai riusciti, e invece l'anno scorso alla fine è arrivato il risultato. È arrivato da due soggetti, due buchi neri che si sono avvicinati fino a fondersi, che sono lontanissimi, ma davvero lontanissimi, cioè 300 megaparsec, un miliardo di anni luce, una cosa spaventosa. In una galassia lontanissima, uno si aspetta, se devo vedere qualcosa che è molto difficile vedere, magari viene generato qua vicino, invece no. Due buchi neri di quella massa non si pensava che esistessero, perché sono un po' intermedi tra quelli normali, come quello che abbiamo nella nostra galassia, e qualche milione di masse solari, e quelli grossi grossi che abbiamo nelle galassie attive, sono miliardi di masse solari. 30 masse solari, 50, 100, è nata subito uno spin-off di queste osservazioni che cerca di sviluppare l'evoluzione stellare in modo da creare anche quei buchi neri. Quindi la fisica si aggiusta, non si può pretendere di avere la verità assoluta e di aver capito tutto, bisogna aggiustarsi sulle osservazioni di aria che arriva. Quindi non è sicuro che loro abbiano osservato? No, non c'è nessuna evidenza che abbiano sbagliato. Le misure sono state descritte, non è stata un'unica misura, sono più di una su sistemi diversi. Sarà bellissimo quando ci sarà un altro apparato sperimentale che le confermerà, va bene, però insomma non c'è motivo di giudicare. Voleva qui già funzionare. E funzionerà presto, dai. Va bene, io vi ringrazio e vi saluto.